testa alla Lucchese, sarà la terza trasferta di fila. Match in programma al Porta Elisa domenica prossima alle 19.30. Diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pregara a partire dalle 18.30. Primo di tre confronti in 7 giorni. Mercoledì 30 ottobre, turno infrasettimanale all'Adriatico, ore 20.45 con la Pontedera. Domenica 3 novembre alle 12.30, impegno sul campo della Vis Pesaro. Scontato il recupero di Balzania, che domani rientrerà in gruppo. Il Pescara si gode il primato in splendida solitudine, con la massima tranquillità, senza fare voli pindarici. Il giovane centrocampista classe 2004 Antonino De Marco. Penso che, come dice il mister, noi pensiamo a noi stessi e poi pensiamo soprattutto a partita dopo partita, quindi non abbiamo nessuna pressione assolutamente. Che cosa ti ha dato Baldini? Che cosa ti chiede? Che cosa ti ha dato? Ma il mister in questo momento ci sta dando tanto. Diciamo che ci è entrato in testa con il suo modo di lavorare. Noi lo ascoltiamo, gli andiamo dietro e quindi i risultati penso si stiano vedendo. Modica, che è stato, diciamo così, il tuo mentore, e ci aveva proprio detto un anno fa: qual è il ruolo più congeniale alle caratteristiche di De Marco? Può fare tutto a centrocampo perché sa giocare a pallone. Sì, diciamo che mi adatto a fare il play, però posso fare sia il play che la mezzala. Quindi sono più una mezzala, però posso fare anche il play. Più dura la preparazione di Zeman o quella di Baldini? Penso che quella del mister Zeman sia un poco più pesante, dai, però anche col mister Baldini abbiamo fatto tanto. Però insomma lavorate a secco anche con Baldini, no? Cioè più o meno, sì, cioè, sì, senza palla, voglio dire. Sì, sì. Diciamo che la diversità è la piscina rispetto a Zeman. Sì, no? Sì, assolutamente sì. Facciamo anche inizio la prima settimana di ritiro, abbiamo fatto la piscina e poi il pomeriggio facevamo altri allenamenti. E adesso il mister continua anche con un po' la piscina. Ti voglio far rivedere il gol che hai realizzato con la maglia del Pescara, 4 in 34 presenze. È chiaro che questo è il gol a cui sei più legato, perché il primo tra i professionisti, 19 settembre 2023, la trasferta sul neutro di Carrara contro il Sestri Levante. Assolutamente sì, il primo è stato il primo gol, quindi sono molto legato. Anche se quello che mi ha emozionato di più è stato quello contro il Pinetti. Destro di grandissima qualità. Sì, è stato bello dopo andare sotto la curva, penso che sia stata la cosa più bella, per questo è quello che mi ha emozionato di più. Come è andato l'allenamento con un occhio bendato? Diciamo che è stato un po' difficile, perché giustamente usare due occhi e usarne uno è diverso, però il mister dice che ci aiuta a migliorarci, quindi noi, come ho detto prima, ascoltiamo il mister e facciamo quello che dice lui. A che cosa serve questo tipo di allenamento? Perché ve l'avrà detto Baldini sicuramente, no? Immagino. Ci aiuta a livello visivo, e poi penso che quando ricevi la palla sei molto anche più concentrato come stopparla, cioè, puoi migliorare anche tecnicamente. Che cosa conoscete della Lucchese? Penso che sia una squadra molto, molto fastidiosa, e poi giochiamo in casa loro e quindi hanno tutte le motivazioni possibili. Penso che noi andremo a fare la nostra solita partita studiando gli avversari in settimana, e poi domenica ce l'andremo a giocare.